La Scuola Civica di Musica di Lanciano si presenta alla città con un nuovo CDA presieduto dall'avvocato Alberto Paone. In conferenza stampa, assieme al sindaco Mario Pupillo, l'avvocato Paone ha illustrato programma e ambizioni della scuola, che ha anche un nuovo logo ideato dall'allieva Nicole Dorazio di Piani d'Archi. Ad oggi gli studenti sono 115, imparano a suonare pianoforte, chitarra, batteria, violino, flauto, violoncello e tromba con 22 docenti che insegnano anche solfeggio. Il nuovo direttore artistico è il maestro Giuseppe Rullo. Prossimo appuntamento, l'intitolazione dell'aula numero 7 all'interno del Parco delle Arti Musicali al compianto professor Aldo Marincola. La cerimonia è in programma il pomeriggio di venerdì 12 maggio. Al via il bando per la selezione di nuovi docenti, il CDA ha deliberato anche l'acquisto di nuove attrezzature. Ma si sa che i fondi non bastano mai, come pure gli strumenti musicali, dice l'avvocato Paone, mentre si esibisce al piano per il TG Maxx. Sì, la Scuola Civica di Musica ha bisogno ovviamente di un parco strumenti all'altezza di quelle che sono le richieste dei ragazzi. Abbiamo fatto qualche piccolo acquisto nei limiti delle disponibilità finanziarie, ma saremmo lieti se veramente ci fossero delle persone che potessero donare degli strumenti alla Scuola Civica, perché sarebbe veramente un'opera meritoria e molto importante per i ragazzi e per quello che è lo studio che essi conducono.